con Roberto Gaudioso, tesoriere uscente dell'Associazione per la Grande Napoli. Chiediamo ovviamente così inizialmente un consuntivo un pochino di quest'anno di tesoreria. I tesorieri sono insomma sempre alle prese con problemi più grandi di loro. Com'è andata quest'anno? Problemi enormi. Ed è detto bene tesoriere uscente. Sì, perché dopo 2 anni di tesoreria lascio la tesoreria dell'Associazione Radicale per la Grande Napoli con ottimi risultati. In questi 2 anni l'associazione è cresciuta del 100%. Nel primo anno abbiamo preso una sede temporanea, ci appoggiavamo all'Arcigay di Napoli, e prima le riunioni venivano nei bar, ci riunivamo nei bar a Napoli, e dopo insieme a Giuseppe abbiamo preso questa sede molto bella al centro di Napoli che ci stiamo autofinanziando, e questo è sicuramente l'elemento più rilevante dell'anno di tesoreria dell'associazione, perché ci ha impegnato tantissimo, ci autofinanziamo, ci autotassiamo, ci sono iscritti che regolarmente si tassano di 50 euro al mese, e praticamente possiamo dire proprio, tanto i nostri registri sono sempre aperti, come da radicali, possiamo dire che 300 dei 500 euro mensili per il fitto vengono dagli iscritti. L'associazione di cassa sua per adesso ha messo solamente 200 euro al mese. Questo è un risultato enorme, con enormi. La sede sta a via Monte Oliveto, che è praticamente vicino, di fronte al Palazzo Storico di Architettura dell'Università di Architettura, e è in un cortile molto centrale, abbiamo 2 piani a disposizione, e veramente siamo contenti, e spero che i nostri compagni continueranno a sostenerci, perché devo dire che la nostra crescita è comunque anche grazie a tutti i compagni radicali che si sono iscritti da diverse parti d'Italia, e quindi devo sinceramente ringraziarli sempre, e del loro sostegno. È stato un sostegno, io mi sono sentito sempre accolto e avvolto dai radicali. Mi hanno accolto presto e sono diventato sia membro del Comitato Nazionale, sia tesoriere di una delle più grandi associazioni italiane, dei radicali italiani. Quest'anno, differentemente dall'anno scorso, ci siamo occupati solo esclusivamente di politica nazionale, e quindi praticamente siamo stati sempre per strada e abbiamo raccolto molti contributi ai tavoli, cose che è il triplo rispetto all'anno scorso. Quindi queste sono sicuramente delle peculiarità che vanno evidenziate, e va sicuramente non sottovalutata la possibilità di azione della nostra associazione, che è stata per tutte e tre le campagne nazionali molto, ha dato un aiuto sicuramente sensibile alla campagna nazionale, non era certo irrilevante. Quindi stai parlando come campagna nazionale e ovviamente della grande mobilitazione per il referendum? No, io parlavo di tre campagne nazionali, parlavo della lista Amnistia, Giustizia e Libertà, della legge di iniziativa popolare sull'eutanasia legale e il referendum. C'è stato un impegno totale, devo dire che quasi disperavamo, esistono dei video tra di noi quando di notte contavamo le firme, veramente quasi comici, però ci siamo impegnati. Alla fine è vero che siamo praticamente un centinaio di iscritti, ma di militanti ne siamo pochissimi, proprio pochi, quindi le forze, quindi chiedo ancora ai compagni di continuare a sostenere l'Associazione Radicale per la Grande Napoli. Io per motivi personali di studio quest'anno sono stato un po' assente e non mi ricandido come tesoriere, così come non mi sono ricandidato al Comitato Nazionale, però continuerò a fare il militante. E parliamo un pochino di questo congresso, ho sentito alcuni interventi, non da molto sono arrivato, e poi dopo sentiremo anche Emilio Martucci, insomma
il rapporto, diciamo, con i contenitori, diciamo, l'Associazione Nazionale Radicali Italiani è stato oggetto appunto di almeno di un intervento, di uno, credo un paio di interventi, insomma, anche in passato, a certi accenni. Ecco, ci stanno alcune in qualche modo sì, velate polemiche. Tu su questo che cosa, come, anche ovviamente parlando del congresso che da poco si è svolto di Radicali Italiani? Vabbè, diciamo che le polemiche non sono più velate, ormai non voglio parlare di una assolutamente di guerra, però ci sono c'è un clima che io veramente, io odio proprio, veramente è una cosa che trovo, non voglio dare degli appellativi, però veramente trovo inutile. Io penso di aver fatto l'intervento al congresso dei Radicali Italiani più veloce della storia dei Radicali Italiani. Ho chiesto semplicemente a Rita perché ci riteneva poco degni di essere convinti della sua segreteria. Non ho avuto, cioè non ci sono state risposte né a parole né nei fatti, e anzi poi vedo che ci accusa di aver mandato una lettera per sbaglio, un'email di invito troppo formale con tutti gli ex, e quindi lei non si sentiva parte. Però da radicali noi dobbiamo anche dire, noi questa è la possibilità politica della Grande Napoli. Magari io invito Rita, ma di nuovo spero che nel corso dell'anno ci saranno delle occasioni per le quali Rita verrà a Napoli, e invito magari allora a mettere la struttura di Radicali Italiani a disposizione delle associazioni territoriali per fare, diciamo, degli inviti. Magari Rita stessa vuole fare degli inviti, ci può dare una mano. Noi abbiamo avuto diversi problemi anche con dei software per mandare le email e tutto il resto, non è molto semplice. E non è molto semplice poi, tra l'altro, anche costruire, diciamo, azione politica con le tre campagne nazionali che abbiamo fatto e che politicamente poi, tra l'altro, non guidavamo noi. Vogliamo anche ricordarlo che, diciamo, non, tra sia per quanto riguarda la lista Amnistia, Giustizia, Libertà, ma sia per quanto riguarda i referendum, noi non siamo stati, non eravamo titolari sicuramente per discutere, diciamo, eventuali alleanze. Quindi le possibilità delle associazioni territoriali molto spesso sono molto povere da questo punto di vista, quindi io chiedo di aiutarci alla fine, io non vengo in pace e preferisco non le capisco alcune cose e non le voglio capire. Spero che diciamo che possiamo riuscire a lavorare insieme per i Radicali Italiani, perché sia un vero movimento radicale forte e italiano, e per il sogno del transnazionale, perché io mi sono iscritto, sono arrivato ai radicali in generale quando ho conosciuto il partito transnazionale, non per altro. Quindi sono io, anche la mia azione politica con la questione Biram l'anno scorso e tutto il resto, se leggi anche quello che ho scritto durante l'anno, io penso che Napoli in particolare sia un posto particolare sia dal punto di vista geografico, culturale e storico, per la politica transnazionale e per la politica comunitaria. Io spero che l'associazione possa fare, diciamo, molto per il sostegno degli Stati Uniti d'Europa e la campagna che sicuramente ci sarà l'anno prossimo per elezioni europee, e così per tutte, diciamo, le varie istituzioni internazionali che soffrono un po' in questo periodo. Io penso che le peculiarità napoletane dal contesto comunitario e transnazionale siano esaltate, non perdono di identità o di dignità, è tutto il contrario. E penso che un pochettino, diciamo, noi l'abbiamo fatto per esempio quando come associazione radicale napoletana, esclusivamente come associazione radicale napoletana, politicamente siamo riusciti a portare Biram di nuovo a Napoli,
l'eroe, diciamo, della lotta della schiavitù contro la schiavitù in Mauritania. Roberto, a questo punto, in chiusura, un auspicio per questa associazione per la Grande Napoli? L'auspicio è questo, è che riusciamo a, in qualche modo, a mantenere sicuramente da un punto di vista molto banale la sede, perché è fondamentale avere un posto, un luogo, seppure in mezzo, diciamo, a diverse traiettorie culturali, geografiche e di movimenti, poi possiamo definire trans qualcosa, poi invece mettiamo il resto. E penso che sia fondamentale, penso che Napoli sia veramente un luogo importante per investire sulla politica radicale in toto, e spero che tutti i dirigenti radicali, in particolare quelli adesso, quindi non gli ex, quelli che sono adesso in carica, si occuperanno, diciamo, della nostra associazione e non la lasceranno da sola, diciamo. Io me lo auguro e io torno a fare il militante a tempo pieno. Grazie Roberto Caudioso.